Anche a Prato l'uso di ecstasy è in crescendo, per questo i carabinieri stanno mettendo in atto controlli specifici. Le droghe sintetiche vengono usate soprattutto da giovani e giovanissimi e possono avere effetti devastanti. Proprio nel corso di questi controlli, i carabinieri hanno arrestato un cinese di 30 anni pregiudicato e irregolare sul territorio, trovato in possesso di oltre 130 grammi di shabu e 80 pasticche di ecstasy, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato notato in via Garigliano cambiare improvvisamente direzione alla vista dei militari, che insospettiti hanno deciso di procedere al controllo, rinvenendo una bustina contenente alcuni grammi di shabu, nonché due mazzi di chiavi relativi a due distinti appartamenti, entrambi in uso al cinese. Il resto della droga è stata ritrovata nascosta all'interno di un cuscino. L'arresto è stato convalidato dopo il giudizio per direttissima. Abbiamo registrato negli ultimi tempi anche un incremento di questo spaccio e uso di sostanze stupefacenti tra i giovani e giovanissimi anche su Prato. Fenomeno allarmante, abbiamo deciso di intervenire immediatamente con efficacia e decisione proprio per stroncare una più ampia diffusione, anche dopo i fatti di Genova di qualche giorno fa, dove addirittura una sedicenne ha perso la vita. Abbiamo deciso di andare anche oltre, quindi stiamo svolgendo ulteriori accertamenti per verificare se ci sia qualche canale particolare che fa arrivare soprattutto dall'estero queste sostanze su Prato.